Sono contento. Ieri sera, non oggi, ma ieri sera esattamente, 15 gennaio 2023, Microsoft ha annunciato che finalmente Microsoft 365 Copilot è disponibile per tutti. Ma tutti, dico proprio tutti, nel senso privati e aziende, aziende piccole, aziende grandi e così via. Bellissimo, aspettavamo questo momento da veramente tanto tanto tempo. Vediamo insieme quello che è stato l'annuncio e capiamo quello che possiamo fare con Microsoft 365 Copilot in base alle licenze Microsoft 365 che abbiamo già, e poi vediamo insieme come adottare Microsoft 365 Copilot al meglio. Mi sposto sul mio PC e vediamo assieme quello che è stato l'annuncio ufficiale di Microsoft sul blog di prodotto. Fondamentalmente Microsoft ci dice che bla bla bla, hanno introdotto Microsoft 365 Copilot Pro. Che cosa significa? Fondamentalmente un tipo di licenza che può essere utilizzata dai privati. Quindi tutte le persone che hanno Microsoft 365 Family oppure Microsoft 365 Personal hanno la possibilità adesso anche loro di acquistare una licenza a parte per utilizzare Copilot all'interno di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e chiaramente sia sul PC che sul Mac che sull'iPad. Ok? Molto importante, perché fondamentalmente prima avevano aperto Microsoft 365 Copilot solo alle aziende, tra l'altro solo alle grandi aziende, più di 300 utenti, solo chi aveva le Microsoft 365 E3, E5 e così via. Adesso di fatto è aperto a tutti, tutti in tutto il mondo, con GPT-4 Turbo dietro al sedere, quindi il modello più performante di AI che Microsoft ha a disposizione. Questa nuova sottoscrizione costerà $20 utente mese, in aggiunta a quelle che sono le sottoscrizioni Microsoft 365 Personal o Family che le persone devono già avere, ok? C'è un bel video di Copilot Pro, dateci un'occhiata. Poi, questo secondo me è l'annuncio migliore, perché almeno per noi che lavoriamo con le aziende, Copilot è stato esteso chiaramente su Microsoft 365 a tutte le tipologie di business. Cosa vuol dire? Che punto numero uno, possono utilizzare Microsoft 365 Copilot anche chi ha le business premium e le business standard, ok? Le business basic no, perché Copilot di Microsoft 365 funziona sulle applicazioni di Office. Sapete che Microsoft 365 Business Basic non ha l'applicazione di Office e quindi è naturale che è una licenza per cui 365 Copilot non è disponibile. Ma soprattutto è possibile acquistarne anche una, qui dice da 1 a 299. Perché 299? Perché è il limite per un'azienda per poter acquistare delle licenze business, quindi per piccole e medie imprese. Se invece siete in più di 300 dovete acquistare le Office 365 oppure le Microsoft 365 Enterprise, ok? E3 oppure E5. Questa secondo me è l'annuncio migliore che potevano fare. In questo modo veramente aprono il bocchettone, danno Microsoft 365 Copilot a tutte le aziende senza remore. Punto numero 2, hanno rimosso l'acquisto minimo di 300 licenze. Questo era stato dato dal 1 novembre in poi come entry point per poter iniziare ad utilizzare Microsoft 365, e tra l'altro era solo per chi aveva Microsoft 365 E3 oppure Microsoft 365 E5. Oltre a questo, hanno fondamentalmente aperto la possibilità di utilizzarlo anche per le aziende che non hanno ancora Microsoft 365 E3 oppure 5, ma che sono sulle licenze Office 365 E3 E5, ok? Che di fatto sono gran parte dell'enterprise ancora, Quindi anche qua veramente hanno aperto Microsoft 365 a una miriade di aziende. In aggiunta sono stati annunciati due informazioni ulteriori molto importanti. Punto numero uno, queste licenze possono essere acquistate anche da partner come noi. Noi rivendiamo le licenze di Microsoft tramite il sito office365italia.com. Adesso potete acquistare anche le licenze da noi, chiaramente usufruendo di percentuali di sconto, chiaramente in base a quante licenze andate a comprare. Se siete interessati scriveteci o su intranet.ai oppure su devforside.com, dev4side.com, oppure tramite office365italia.com. Non potete sbagliare, avete tre punti di contatto. Punto numero 4, l'ultimo mese
del 2023 hanno annunciato anche la disponibilità di Microsoft 365 Copilot per la parte education. Non per gli studenti, ma per la parte di staff, cioè professori o comunque chi gestisce Microsoft 365 all'interno della scuola, dell'università di turno, ok? Annunci fantastici, uno più bello dell'altro. Ma vediamo insieme come possiamo adottare al meglio Microsoft 365 Copilot. Sì, perché non si tratta fondamentalmente di comprare la licenza e iniziare ad utilizzarlo, quantomeno per le grandi aziende. Le grandi aziende hanno qualcosina da controllare prima di iniziare a utilizzare Microsoft 365 Copilot e soprattutto, a mio parere, devono curare al meglio l'adozione. Cosa significa curare l'adozione? Significa portare a braccetto le persone a utilizzare al meglio Microsoft 365 Copilot per tutte le sue funzionalità. Perché dico al meglio? Perché Microsoft 365 Copilot funziona con i prompt, esattamente come ChatGPT. Quindi se scriviamo un prompt scarso, il risultato che avremo su qualsiasi dei tool che usano Copilot, quindi da Word, Excel, la Microsoft 365 Chat, eccetera, eccetera, avremo un risultato altrettanto scarso. Ok? Vediamo quindi insieme qual è il programma di adozione che proponiamo ai nostri clienti. Punto numero 1. Migrazione dei dati sul cloud. Eh sì, perché Microsoft 365 Copilot non funziona se non avete i dati su Microsoft 365. E sto parlando degli account, quindi se non avete gli account su Microsoft 365 niente, non potete usarlo. La posta, se non avete la posta su Exchange Online, le funzionalità di integrazione di Copilot con Outlook e anche la Microsoft 365 Chat, che è in grado di cercare, darvi informazioni sulla vostra posta, sulla vostra agenda, non funzionano. I documenti, dovete spostare i documenti dalle cartelle di rete o da dovunque li abbiate, metterli su SharePoint Online o su Teams. I dati di business. Quali sono i dati di business? Dati di business sono tutti quei dati, magari strutturati o non strutturati, su cui voi volete far interagire Microsoft 365 Copilot. In quel caso, per esempio, i dati che sono in un gestionale, i dati che sono in un CRM. In quel caso, se non ci sono per questi dati delle integrazioni native con Microsoft 365 Copilot, questi dati vanno migrati su Microsoft 365. Ci sono vari modi, se poi siete interessati mi scrivete. Punto numero 2, assessment, dove principalmente sui gruppi Teams. Perché? Perché con Microsoft 365 Copilot è molto più semplice accedere a dei dati a cui potenzialmente io non sapevo di avere accesso e magari ho accesso per un errore. Perché i gruppi Teams è il primo che ho citato? Perché è stato, diciamo, molto probabile che nel tempo abbiate creato dei gruppi pubblici all'interno di Teams, tuttora è una delle opzioni disponibili, e magari questi gruppi pubblici sono stati creati per sbaglio. Di fatto, siccome un gruppo pubblico è accessibile da tutte le persone in azienda, avete anche voi l'accesso a questo gruppo. E con Microsoft 365 Copilot, se scrivete un prompt e lui trova in quel gruppo dei contenuti, dei documenti che, diciamo, rispondono a quello che è stato il prompt che avete messo nella Microsoft 365 Chat, e di fatto voi riuscite a leggere anche quei documenti e magari non dovete averci accesso. Quindi è assolutamente necessario fare un assessment di sicurezza per l'accesso ai contenuti su gruppi Teams, sui siti SharePoint, su OneDrive, e anche fare una verifica su quelle che è la sicurezza che viene gestita all'interno dei device, device che sono legati chiaramente al vostro account Microsoft 365. Punto numero 3, l'adozione. Come vi dicevo, non basta accendere la licenza, ma bisogna spiegare bene alle persone come utilizzare questo programma. Perché spiegarlo bene? Perché di fatto le persone adesso, negli ultimi 15-20 anni, sono state abituate a fare delle ricerche di informazioni all'interno del digital workplace per parola chiave, nel senso io scrivo una parola, due parole, busta paga, trasferta, e mi guardo i risultati che il motore di ricerca aziendale mi aveva ritornato. In questo caso, con Microsoft 365 Copilot, noi dobbiamo invece spiegare bene alle persone che il metodo di ricerca per keyword non funziona più bene, anzi è diciamo quello, la cosa proprio da non fare con Microsoft 365 Copilot, perché Copilot si basa sui prompt. Quindi devo scrivere una domanda, devo dare un contesto, devo dire in quali fonti cercare. Più informazioni do
all'algoritmo di intelligenza artificiale e più lui funziona meglio. E quindi nel nostro programma di adozione proponiamo dei webinar introduttivi ai vari argomenti, il webinar sulla Microsoft 365 chat, il webinar per sfruttare Copilot con Word, Copilot con PowerPoint, Copilot con Excel, eccetera eccetera. Una modalità di assimilazione delle informazioni per utilizzare al meglio Copilot in un formato di micro learning, quindi piccoli messaggi di testo, dei micro video di un minuto che servono alle persone per ricordarsi meglio come utilizzare lo strumento e fare una formazione non tutta in un momento solo, ma continua nel tempo, una pillola al giorno, una pillola ogni due giorni e così via. Poi proponiamo l'utilizzo di community di pratica, cioè creiamo una bella community all'interno di Viva Engage e la teniamo sia disponibile per i colleghi che magari si scambiano modi di utilizzare Microsoft 365 Copilot fra di loro, oppure una community che viene aggiornata dai nostri specialisti che con una cadenza, diciamo, schedulata, magari una volta ogni due giorni, una volta al giorno e così via, condividono dei piccoli tip di utilizzo di Microsoft 365 Copilot, sempre con l'obiettivo di avere un'adozione massiva più semplice per tutti quanti. Infine proponiamo anche all'interno della intranet SharePoint Online o anche all'interno della community di pratica stessa un elenco di FAQ, quindi domande e risposte utili per, diciamo, dare un'informazione e rispondere a eventuali esigenze dell'utente finale su Microsoft 365 Copilot. Ok? L'ultima parte, e mi tolgo altrimenti non si vede, riguarda la parte di use case personalizzati. Come vi dicevo, Copilot non è solo un tool pronto all'uso che vi fa aumentare la produttività su Microsoft 365, sulle applicazioni di Office, eccetera eccetera, ma è anche uno strumento che può essere esteso. Cosa significa esteso? Significa avere la possibilità di aggiungere dei dati, prevedere dei prompt specifici che al posto di andare a cercare nei dati di Microsoft 365 vanno a cercare in un tuo database, in una tua fonte di dati aziendale e così via, che quindi coprono prompt che vanno a coprire dei casi che sono specifici per la vostra azienda. Ok, questo è un po' il concetto. E quindi qua che cosa possiamo fare? Possiamo creare dei plugin, quindi sviluppare dei plugin ad hoc per Microsoft 365 per estendere le sue funzionalità, oppure usare i connettori. I connettori vi permettono di creare un ponte tra Microsoft 365 Copilot e i vostri dati di business di cui parlavamo qua prima. Ok? Benissimo. Con questo video vi volevo spiegare tutte le possibilità che abbiamo di adottare al meglio Microsoft 365 Copilot e tutti i dettagli dell'annuncio che Microsoft ha fatto per dare finalmente Microsoft 365 Copilot a tutti, aziende e privati.